Ok. Fabiana, non ti sentiamo, devi sbloccare il microfono, grazie. Scusate, è vero. È Allora, successo anche a me. 12 l'appello, consigliere Arbu. Prima Ar, di... eccomi, Ardu presente, con dei Consigliere De capelli Pietro. orrendi ma presente. Non ti si vede, consigliere. Consigliere De Priamo. Consigliere De Priamo presente, grazie. Consigliere De Vito. No. Consigliere Di Palma. Presente, Di Palma presente, grazie. Consigliere Fassina. Consigliera Guada Presidente Guadagno c'è. Presente, Consigliere grazie. Martini Alfio. No. Consigliera Montella. Sì, buongiorno, presente, grazie. Salve, consigliera Pacciocco. Eccomi, sono presente, grazie, buongiorno. Consigliera Pinna. Presente, grazie, buongiorno a tutti. Consigliera Tempesta. Eccomi, sì, buongiorno a tutti. Consigliera Zannola. Consigliere Zannola. Buongiorno, eccomi. Ok, c'è. Per me è ok, Eleonora. Grazie, buongiorno a tutti. Vi chiedo di chiudere tutti i microfoni. Vi potrete prenotare per parlare tramite la chat laterale come sempre. Vi ringrazio e vi chiedo di disattivare i microfoni, così tornano ad avere il ritorno di sottofondo. Perfetto. Allora, all'ordine del giorno di oggi abbiamo il servizio Informa Giovani e un particolare focus ovviamente sulle attività che si stanno portando avanti ai tempi del Covid-19. Questa in realtà per noi è la prima occasione, insomma, per trattare questo tema. Avrei voluto fare commissioni, insomma, da tempo e insomma mi sembrava oggi l'occasione giusta anche per informare delle attività che si stanno svolgendo in alternativa a quelle che fisicamente non si possono svolgere. Ricordo che il servizio Informa Giovani di Roma Capitale si rivolge a giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni e nasce allo scopo di orientare, informare, diffondere le opportunità e ampliare le possibilità di scelta dei ragazzi. Il centro servizi che fisicamente ospitava le attività era la Pelanda, ovviamente. Ad oggi queste attività sono sospese. Il centro servizi per i giovani fornisce una serie di servizi che riguardano, ad esempio, l'accoglienza da parte di operatori competenti nella ricerca della selezione delle informazioni su diversi temi di interesse che possono essere di studio, di formazione, orientamento al lavoro e opportunità all'estero, alla cultura, tempo libero, creatività giovanile, volontariato, ma anche servizio civile, con una serie di supporti che potevano avere a che fare con colloqui specialistici di orientamento, dossier, sportelli informativi specializzati anche sul discorso Europa e agenzia locale dell'Eurodesk, insomma, una serie di attività che riguardano le scuole e le diverse convenzioni di informazione rispetto alle diverse convenzioni attive con le diverse realtà culturali romane. Però in questo periodo possiamo già anticipare che anche da casa i giovani non perdono l'orientamento perché sono stati programmati una serie di eventi, incontro virtuali.
Oggi abbiamo, insomma, per l'assessorato alle politiche giovanili e allo sport Eric Sanna e per il Dipartimento Politiche Giovanili Francesco Mazza e Filomena Reccia. Benvenuti. Io vorrei... Buongiorno. Grazie. Ciao a tutti. Vorrei partire, insomma, con dare la parola all'assessorato, ad Eric Sanna, che è presente oggi. Non so se vuole parlare o se vuole delegare prima il Dipartimento. No, no, farei una piccola introduzione. Grazie. Allora, il contratto tra Roma Capitale e Zetema si articola su tre linee di attività sostanzialmente. Quindi parlo del contratto ordinario che abbiamo sottoscritto a gennaio. La prima linea di attività è proprio la gestione del servizio Informa Giovani. La seconda linea di attività sono i servizi di manutentivi che servono a erogare poi il servizio Informa Giovani. E la terza linea di attività sono dei servizi di comunicazione, promozione e organizzazione di iniziative ed eventi per i giovani. È possibile ora attivare la telecamera? Chiedo scusa. La telecamera mia? Sì, non ti vediamo. È attiva, però. Possibile. No, non si vede nulla. Provo a disattivarla e riattivarla. Così? Bene, grazie. Sì, perfetto. Scusate. Io comunque la vedevo attiva. Allora, la prima linea di attività è quella più corposa, quindi parliamo del servizio Informa Giovani. Come ha detto prima la Presidente Guadagno, Informa Giovani sostanzialmente offre un servizio di accoglienza, informazione e orientamento. In secondo luogo offre anche una serie di progetti, di organizzazione di attività seminariali ed eventi specifici. In pratica fa... almeno ha svolto in questi anni, una serie di conferenze a tema che hanno appunto il target che si diceva prima, 14-35 anni, ma abbiamo visto che poi il target vero più o meno si rivolge ai giovani più giovani, quindi 14-25. Oltre a questo compie un'attività per le